Buon pomeriggio a tutti e buona domenica a tutti. Eccoci qua con un video al giorno. Ah, però mi mancava fare video, quindi adesso sono contento di rifarli. Dunque, oggi un video un po' più semplice, eh? Oggi volevo consigliarvi tre o quattro serie TV da recuperarvi su Amazon Prime Video se non le avete ancora viste. Dunque, io partirei subito con quella che sto facendo le recensioni e se vi è piaciuto The Walking Dead, io vi consiglio di guardarvi Fire The Walking Dead, perché poi c'è anche Walking Dead Beyond, che è quello dei ragazzini che avevo fatto già la recensione, trovate tutto nelle playlist, vi lascio qua la playlist. Fire The Walking Dead è quella serie parallela a Walking Dead che praticamente forse la prima stagione era parallela, che potevi vedere qualcuno, poi dopo è diventata, ha preso una strada a sé. Devo dire che non è noiosa. Questa settima stagione sembra molto molto ricca di contenuti per poi fare l'ottava, perché stanno già girando l'ottava stagione. E questa era la prima. Sono tutte serie horror fantascienza, comunque, se vi piace il genere. La seconda serie che vi consiglio è Fringe. Fringe, bellissima. 5 stagioni. Praticamente è una squadra speciale dell'FBI, un reparto Fringe si chiama proprio. E c'è questa detective Dana, che viene Olivia Dunham, che viene chiamato in questa divisione e dovrà affrontare dei casi molto particolari. Dovete logicamente avere la mente molto aperta per guardare questa serie, perché ci potete trovare di tutto: virus chimici strani, virus che ti fa scoppiare il corpo, virus che ti prosciuga il corpo, muta forma. Apre molti aspetti, come posso dire, due universi, tre universi, una realtà, linee temporali. È bello, è bello. Non sto qui a raccontarvi tutta la storia perché voglio che ve lo guardiate. E questa era Fringe, sempre, diciamo, fantascienza sicuro. Un po' anche forse di paranormale c'è qualcosina, qualcosina sì. La terza serie che mi sento di consigliarvi oggi è Doctor Who. Doctor Who sono praticamente ad oggi sono 10 stagioni e avevo fatto già un video recensione sul canale con mia figlia. Lui appunto è un dottore dello spazio, lui è un extraterrestre, non è della Terra sicuramente, e in tutte le stagioni affronta come si dice, affronta alcuni rischi e minacce dell'universo verso verso la Terra. Quindi quando sta per succedere qualcosa, lui arriva. Ma può essere nel presente, nel passato, nel futuro. Poi tutti lo odiano perché lui appunto risolve qualsiasi problema, quindi i Dalek è una minaccia, sono una minaccia. Ci sono dei robot, c'è un verme che se lo guardi, lo tocchi, ti perdi la memoria. Anche lì. E logicamente anche lì bisogna avere la mente molto aperta per guardare questa serie, però sono sicuro che se iniziate a guardarlo, certo la prima stagione anche come riprese è molto molto antica, sembrano riprese di primi telefilm che facevano, però appunto io adesso sto guardando la nona stagione, so che è uscita la decima e su Prime ancora non c'è fino alla nona.
però spero che presto la mettano. E questa è la terza serie, Dottor Who. Poi c'è una quarta serie, anche questa. Sono tutte serie abbastanza lunghe, perché Fringe sono 5 stagioni, Dottor Who sono 10 stagioni, Fire the Walking Dead sono 7 stagioni, World Beyond sono 2 stagioni, quella che ho detto prima, aggiunta a Fire the Walking Dead. Guardatevi anche Walking Dead Beyond. E poi l'ultima che voglio proporvi oggi, non perché sia la meno bella, ma anzi, è bella pure questa, sempre su horror, paranormale, fantascienza, thriller, Supernatural. Supernatural, adesso è uscita la 15ª stagione su Amazon Prime Video, quindi io vi consiglio di guardarla perché di solito su Netflix e su Prime, quando aggiungono stagioni, tolgono le prime, non so perché. Quindi spero che riuscite a trovarla tutta intera. Supernatural parla di due fratelli, la cui morte della mamma all'inizio, da piccoli, erano piccoli, muore la mamma, e col papà iniziano a girare e a risolvere questi casi, anche qua, paranormali. C'è di tutto, fantasmi, vampiri, lupi mannari, zombie, diavoli, demoni, angeli, super angeli, c'è di tutto. In questa serie, se volete veramente trovare il tutto del paranormale, questa è la serie adatta, secondo me, è la vostra serie adatta. E qua veramente 15 stagioni, anche qui. Precisare una cosa, dovete superare la prima stagione, perché la prima stagione è veramente lunga a decollare e un po' noiosa, lo ammetto. Io l'abbiamo guardata io e mio figlio così, una sera ci siamo messi di mezzo, ma iniziamo questa qua Supernatural. La prima stagione è stata lenta, veramente lenta da superarla. Gli episodi sono abbastanza scorrevoli, più che altro dalla seconda stagione, perché Supernatural è nato un po' così, è stata una prova la prima stagione, vi è andata bene, ha fatto la seconda, la terza, poi ha fatto il boom in America e sono andati avanti. È ripetitiva, eh. Vi dico che è ripetitiva purtroppo, perché ci sono molte cose che si ripetono, però voglio che la guardiate e mi fate sapere cosa ne pensate di queste quattro stagioni, quattro serie TV, scusate. Spero che vi piacciono queste serie. Se le avete già viste, fatemi sapere appunto nei commenti. Le ho già viste tutte e quattro e siete dei mostri. Per me siete dei mostri. Ricordo sempre, se volete consigliarmi qualche serie, scrivetelo qua sotto, io la guardo volentieri e così avremo modo di creare un dibattito, no? Un po' su quello che ne penso io e quello che ne pensate voi. Questa è la categoria horror, thriller, fantasy, fantascienza, sci-fi, adesso le chiamano sci-fi. Nei prossimi video apriremo anche il discorso Marvel, il discorso DC, che sapete, qualcuno di voi magari lo saprà, la DC sta per sta per seguire le orme della Marvel, vuole ricambiare tutto l'universo DC, ricominciare da zero anche lì. Non lo so, vedremo cosa succederà. Per ora guardatevi queste serie. Ne avete lì da guardare, 15 una, 10 l'altra, 5 l'altra, 7 l'altra, 2 l'altra. Per me sono bellissime. Io vi saluto. Ciao a tutti, un bacio a tutte.